Roberto, allora, anche a te naturalmente, come ho fatto con i tuoi compagni, domando come sei finito dentro il carcere. Banalmente ti posso dire che sono finito perché ho fatto parte di un'associazione mafiosa, di conseguenza ho commesso anche omicidi, quindi sono un ergastolano dal 1993 in carcere. Poi andando in profondità ti posso dire alcune motivazioni che sono riuscito a pescare grazie al gruppo della trasgressione, grazie a tutti i percorsi formativi che ho fatto in questi lunghi anni, che il problema è stato principalmente non essere riconosciuto all'interno delle mura domestiche. Questo mi ha portato a cercare una guida fuori le mura. C'è chi è fortunato e può trovare un professore, può trovare un architetto, quindi seguire un olm e prendere un'identità costruttiva. Io mi sono ritrovato, mi sono imbattuto in falsi miti che mi hanno condotto in queste vie deviante. Con ciò non voglio creare giustificazioni o alibi per quello che ho fatto, e mi è piaciuto e sono andato avanti così. E credo che se non mi avessi arrestato a quest'ora sarei morto, avrei continuato ad uccidere persone. Senti, il tuo nome in questo piccolo mondo è conosciuto perché tu, da uomo che ha fatto parte della criminalità organizzata di Cosa Nostra, tu però sei famoso per essere la persona che ha scelto di leggere il testo della canzone di Faletti, Minchia Signor Tenente, che letto da uno come te ha un valore diverso. Allora intanto chiedo a te, che sei stato dentro Cosa Nostra, quindi vedevi lo Stato come un nemico, a un certo punto hai preso quel testo, lo hai letto, quali sono state le tue emozioni? Che emozioni ti dà? Allora, la mia prima emozione innanzitutto era quella di incredulità, perché questo testo mi è stato detto di interpretarlo dal direttore, quindi quando una istituzione che io lo riconosco, non voglio esagerare, ma mi sento di dirlo come Obama, poteva essere in America, perché tale è una persona, una grandissima persona e molto illuminata, scelse me, aveva il suo significato per tutto quello che tu hai detto poc'anzi, ma soprattutto scelse me non per la provenienza sola, ma perché lui ha creduto in me, e la fiducia che lui ha dato in me io non la potrei mai tradire. Quindi non solo mi sono sentito in dovere di interpretare quella canzone, ma me la sono cucita addosso, perché quella canzone ha tanti significati e quella canzone è stata un altro trampolino di lancio verso le istituzioni, a fuori delle istituzioni, di cui oggi ne sono orgoglioso e ne faccio parte integrante. Oggi mi sento cittadino italiano a tutti gli effetti, pur essendo castolano. Tu sei molto giovane, almeno tradisci un'età. Ho 50 anni. Hai 50 anni e te li porti. Di cui 24. Allora, conseguiti in galera. Ti domando, se tu rincontrassi il te stesso che aveva 20 anni, se tu ti potessi rincontrare quando tu avevi 20 anni, tu a quel ragazzo che credeva in certi miti, come tu li hai chiamati, cosa gli diresti? Non lo abbraccerei, non lo bacerei, lo farei sedere vicino a me e gli farei percorrere i 30 anni che gli mancano per fargli capire cosa significa il giusto dallo sbagliato, perché il giusto e lo sbagliato camminano tutti e due nella stessa nave. Però sta a noi mantenere l'equilibrio, perché non tutti, come diceva proprio anzi il mio amico, non siamo tutti quanti perfetti, nessuno è perfetto nella vita, però nell'imperfezione ci può essere anche la coerenza di scegliere giusto. Quindi gli direi, ecco cosa hai fatto in questi 30 anni, te le sto raccontando, vivile mentalmente e costruisci diversamente. Volevo farti un'altra domanda, che è: che cosa ti ha dato, cioè, stare dentro questa realtà, quella del carcere, che cosa ti ha portato dentro? Che cosa tu hai sentito che poco alla volta ti ha reso migliore? Innanzitutto io ancora faccio parte di questo micromondo, e quello che è sbagliato è il messaggio che si manda attraverso i DG, che è questo micromondo come se fosse di Marte, appartenesse a Marte, invece appartiene a pianeta Terra. Quindi la società è giusto che debba sapere che ci sono dei criminali all'interno, ma ci sono anche delle persone che possono evolversi. E l'articolo 27 va veramente rispettato, perché se ci sono delle persone che hanno voluto e hanno teso la mano al padre paziente, che è lo Stato, per essere aiutati, è giusto e doveroso anche da parte delle istituzioni prendere la mano di chi ha bisogno, come padre paziente, aiutare le persone. Detto questo qua, io vivo a tutt'oggi in questo micromondo che è fatto di 1000 sfaccettature. È un mondo dove vivi tu, dove vive tutta la gente che è fuori, dove a spazi sto vivendo anch'io. Quindi non cambia niente. Fuori e dentro non cambia niente. Solo che all'interno hai molte più poche scelte di deviare e non ballare con qualcuno. Quindi ti robustisci di più. O decresci o cresci. Personalmente mi sento di essere cresciuto.
quindi mi ha aiutato molto, e mi aiuta molto anche le persone che ancora la pensano come la pensavo io tanti anni fa, perché proprio a quelle persone do dimostrazione che volendo si può cambiare, perché niente e nessuno può dire a me cosa è stata la vita vecchia, perché purtroppo per me l'ho vissuta nella sua interezza. Ecco. Quindi non esiste una persona che può dire cazzo, questo è un coglione, nel suo gergo. Non esiste, perché quel coglione lo sono stato anch'io. Oggi ritengo coglione chi continua a omettere le proprie fragilità, a chi continua a non rispettare la propria famiglia. Se un passo in avanti si deve fare, prima di farlo per se stessi, se uno ha una famiglia lo deve fare per la propria famiglia, poi per se stessi e forse dopo per chi ci osserva. Ma quello che ci osserva, se ci giudica, perché ci osserva, se ci giudica positivo, è per quello che noi abbiamo conosciuto, per quello che noi abbiamo fatto, e di conseguenza essere riconosciuti ti porta sempre a migliorarti. E quindi quando tu incontri qualcuno magari di quei ragazzi che potenzialmente potrebbero fare quello che hai fatto tu, tu che gli dici? Noi siamo intercettatori, io mi giudico intercettatori del futuro male. Io non dico, osservo. Ovviamente il filo è sottile, perché quando i ragazzi già sanno a priori chi sei tu e se c'è qualcuno con la testa già deviante, pensa di avere un mito davanti. Però se uno demolisce il mito con le parole, è più forte dei propri genitori, è più forte delle persone, dei professori, più forte, cioè tu ti fai prendere per un pezzo di merda dai ragazzi. Però subito dopo, quando gli dai la mano, forse gli hai salvato la vita, gli hai fatto cambiare direzione del proprio pensiero. Perché se poi risultati sono questi qua. Senti, cosa ti dà il teatro quando tu sali sul palco? Io ritengo che il teatro sia stata la piattaforma della mia vita che sto costruendo oggi, quindi della mia nuova identità. Mi ha fatto riscoprire quel ragazzo adolescente che ho lasciato a 17 anni, l'ho scoperto a 40 anni perché da 10 anni faccio parte del teatro, e mi ha dato quell'autostima e soprattutto quello che credo io fermamente, che noi, a differenza di quelli che lo fanno come ruolo questo lavoro, e quindi interpretano una parte, noi non interpretiamo la parte, noi interpretiamo noi stessi. Forse non ce ne accorgiamo, quando siamo lì sopra, oltre il copione, mettiamola noi, cioè noi mettiamo il cuore là. Quindi esce quel bambino, esce quell'adolescenza che permette alle persone di andare oltre la professionalità di chi sta recitando e prendere il cuore delle persone. Per questo, secondo me, presuntuosamente ti dico che abbiamo una marcia in più da chi fa lo spettacolo per professione. Chiudo chiedendoti ovviamente, innanzitutto, se tu oggi ti senti di dire che sei comunque un uomo felice. Io credo che la felicità si conquisti quotidianamente, quindi sta sempre a noi, in base agli stati d'animo del mattino, a amministrarci. A volte mi sveglio perché sono un essere umano anche ingazzato, ma la mia ingazzatura non deve essere mai presa più, e questo ci tengo a dirlo, come l'ingazzatura di Roberto quando aveva 17-18 anni, ma l'ingazzatura come un uomo normale, comune, che si ingazza. Però, in base alla filosofia buddista che ho pratico anche da quasi 9 anni, questo mi porta a trasformare l'impossibile in possibile. A volte mi sveglio cupo, proprio tipo che la vita non mi appartiene più, ma subito dopo basta un pochettino di riflessione e mi fa vivere attimo per attimo la vita, perché è la cosa più bella che un uomo possa possedere. E non credo che ci siano tante alternative per riviverla così intensamente, quindi fino all'ultimo secondo viva la vita, viva la felicità, viva l'amore, soprattutto viva il rispetto per le persone, perché il rispetto è la base per vivere. Grazie. Io vi ringrazio a voi di che ci date questa opportunità e spero che i nostri messaggi in qualche modo, che non sono per niente strumentalizzanti, ma sono solo gratificanti per chi li riceve con il cuore, arrivano nei posti giusti, perché dove non possiamo arrivare noi con la nostra fisicità, con la nostra bocca, arrivate voi con queste telecamere, perché il carcere non è solo quello là, il carcere è anche questo qua. Quindi il carcere, se uno lo prende, i sensi di colpa li costruisce, non ti demolisce più il carcere, ma ti costruisce e costruisce un uomo vero. Quindi il carcere ben venga, ma fino a un certo punto, poi dopo è giusto che la persona si inserisca nella società. Questo è un messaggio che manda anche alle istituzioni, che se il carcere può fare quello che sta facendo il carcere di opera, non ha più funzione più la carcerazione. Qual è l'utilità? Non c'è più utilità dal mio punto di vista. Ma lo dico non solo per me, lo dico per tutti quelli che fanno un percorso, per chi veramente sceglie di poter cambiare la propria vita.